Perciò immagino che lei non abbia nessun tipo di problemi se la Roma fa uno stadio. Si parla di questo stadio. Certo. Allora, l'amministratore pubblico applica le leggi dello Stato. C'è una legge dello Stato che dice che le società sportive, lo sapete, possono Certo. compiere stadi privati. Quindi io non sono contrario al fatto che la Roma costruisca, non ero mai stato contrario e negli incontri che dall'inizio ho avuto con la Roma io ho proposto altri siti, ovviamente non indicando nulla, sono problemi che Le riguardano il proponente. privato, certo, però dicendo che quella era l'area più sbagliata che loro avrebbero potuto prendere. La risposta che ho avuto è stata sconcertante, nel senso che loro mi dissero, la Roma mi disse, che quell'area era stata validata dal voto del Consiglio Comunale di cui avete mandato la registrazione La Roma dell'opposizione nelle allora persone di chi? Le posso domandare? del dirigente, l'avvocato, adesso la memoria non mi assiste, ma insomma, L'avvocato Baldissoni, per caso? Baldissoni. Era stata e aveva ragione da quel punto di vista, cioè il voto della giunta Tamarino. del Consiglio Comunale all'epoca di Marino era un voto che apriva a questo. Però badate bene, non è un diritto acquisito, cioè poi andava verificato. Allora, veniamo al merito. Quella delibera diceva che almeno il 50% degli utenti, no? 50.000 persone, che non sono poche, dovevano essere serviti dalla linea supplente. La metropolitana sparisce dal voto. Nel Consiglio Comunale di Marino c'è scritto che la metropolitana B si prolungava con due fermate, si prolungava fino a Tor di Valle. I tecnici, prima che arrivasse il sottoscritto, dissero che questa era una cosa Il insensata. famoso troncone tipo la B1, per Sì, intenderci. perché già abbiamo lo sfioccamento a Piazza Bologna, c'era un secondo sfioccamento, andava in tilt tutta. La E linea. stiamo parlando del servizio all'EUR, non del servizio a quartieri periferici come quelli del Tufello Val Milanena. Cioè lì ci lavorano 400.000 persone. Quindi prima che io arrivassi c'era il diniego assoluto da parte dei tecnici della mobilità, ATAC, eccetera, eccetera, il Comune di Roma, che dissero questo sfioccamento non si può fare. Quindi era caduto un pilastro per Baco. Quindi non prendere atto della realtà, secondo me è colpevole, perché Roma è piena di altre aree che potevano dare luogo alla soddisfazione di un sogno che per qualcuno, compreso chi vi parla che è tifoso della Roma, era una cosa bella. Cioè un privato mette i soldi per fare uno stadio, lo faccia come tutte le altre città del mondo, come tutte le altre città d'Europa, come Torino e come Udine nel caso dell'Italia, in luoghi che fanno città, che fanno senso della città, perché lo stadio della Juve, lo sapete, sta dentro la città e ha completato quel piccolo pezzo di. A Udine l'esperienza è ancora migliore, nel senso che lì veramente hanno fatto un'opera, no, di cesello all'interno, piccole città stiamo parlando, Udine rispetto a Realtà Roma. diverse. Però la legge può essere utilizzata, no, a fini collettivi della soddisfazione della città. Torno, così l'esempio mi sembra calzante. Se io faccio una tranvia o un prolungamento della metropolitana e lo faccio nel deserto, perché Tor di Valle è il deserto, se io lo facessi verso Tor Vergata, verso la Romanina, non so dove, perché non mi riguarda, verso Acilia, così le diciamo tutte, non Sì, sono. per non essere. Allora lì quel beneficio che avrebbe lo stadio, i tifosi della Roma, si ripercuoterebbe per 365 giorni all'anno su una popolazione che ha fame di spostamenti. La città è bloccata tutti i giorni, quindi sono investimenti a lungo periodo. Questo non è stato possibile. Cioè io sono stato messo appunto nella condizione di non poter manovrare. Allora tutti voi chiedetevi perché mai la Roma ha tenuto la Il punto. trincea su Beh, questo questo. noi lo sappiamo, l'abbiamo sempre detto.